Buonasera ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, sono in un'inquadratura un po' particolare perché oggi andiamo a preparare insieme la make-up bag per il mese di maggio. Allora, io qui davanti a me ho la scrivania, la toeletta e ho su appunto la make-up bag, quella di aprile. Quindi adesso non so come andrò a fare l'inquadratura, se mi inquadrerò io con i cassetti, vedrete solo i cassetti, non lo so, lo deciderò adesso al momento, però ecco, volevo andarla a preparare insieme a voi. Quindi fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, lasciando un like o un commentino. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. E se volete anche venitemi a seguire su Instagram. Comunque trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Allora, direi di partire subito con il togliere dalla make-up bag con quelle palette che fanno parte del progetto Buca la Cialda. Se non l'avete visto, vi lascio su nelle oppure giù nell'info box la playlist e quindi. Niente, che da poco ho fatto anche un aggiornamento, ho inserito una palette in più, quindi queste sono le palettine che comunque io tengo sempre nella make-up bag, così ce le ho già a portata di mano e li vado a utilizzare giornalmente, che poi siano gli ombretti del progetto oppure no. Comunque io ho a disposizione queste quattro palette, ve le dico al volo. Ho la Mini Glam Palette di Natasha Denona, la Lil Toasted di Tarte, delle appunto Tarte Let, poi ho la Red Valentine di Mesauda e la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Ok, man mano che vado a selezionare i prodotti, li metto in questo cestino vuoto perché appunto la make-up bag è ancora piena di quelli del mese di aprile. Poi dopo, quando la make-up bag è vuota, li vado a mettere direttamente all'interno. Allora, partiamo con selezionare. Se mi va una palette viso, allora nel mese di aprile avevo la Cheek Star di Benefit, l'ho comunque utilizzata, la Hoola mi piace moltissimo, anche il Sugar Bomb mi piace. Georgia, devo dire che è un blush che si vede molto molto poco, infatti lo utilizzavo insieme a Sugar Bomb. Comunque è una palettina che mi piace, però appunto visto che l'ho utilizzata nel mese di aprile la vado a mettere via. E vediamo di, non lo so, selezionarne una nuova. Allora, quasi quasi vado a mettermi questa qui di Astra, la Glow Garden Face Palette, che all'interno ha un blush luminoso, che è questo aranciato, e poi due illuminanti, uno un pochino più rosato e l'altro invece vedete che è molto più freddo, più con una punta di giallo all'interno, comunque molto più freddo, molto bello. E quindi mi metto a disposizione lei, che è comunque nuova. Questa è nella colorazione 01 Peach Paradox. Allora, adesso selezioniamo il fondotinta. Nel mese di aprile io avevo questo qui di Alverde, dove siete? Ok, questo qui di Alverde del DM, vedete che comunque, anche se non mi piace molto la profumazione, soprattutto di questo fondotinta, l'ho utilizzato tanto, però questo adesso lo voglio mettere via perché mi sono anche un po' stufata di utilizzarlo, devo essere sincera. Non so se questo poi andrà a finire nel progetto smaltimento make-up, però non vi spoilerò appunto niente, vediamo, deciderò. Tanto vedete che comunque l'ho utilizzato moltissimo. E qua ormai i fondotinta si sono un po' allargati e non ho più spazio, vedete che qua ho dovuto buttarlo sopra ai primer, vabbè. Quindi, allora andiamo a scegliere il fondotinta. Come fondotinta, no, questo Le Labiale l'abbiamo usato il mese precedente ancora. Allora, questo qui della L'Oreal Infallible non l'ho ancora aperto, quindi magari lo tengo ancora chiuso, magari lo uso più avanti. Allora, facciamo che metto in utilizzo questo di Elf, che adesso voi vedete. Vedete, è scuro, ma non è poi così scuro da come è dalla boccetta.
perché diciamo che è una colorazione che va abbastanza bene per me, un pelino più scuro del mio incarnato, però devo dire che riesco comunque a fonderlo abbastanza bene con il mio colorito di pelle, appunto, però non è così scuro da come si vede, eh. Non spaventatevi, però questo è un po' che ce l'ho aperto, e quindi lo vorrei, vorrei utilizzarlo il più possibile ed è nella colorazione Sand. Questo qui è il Flawless Satin Foundation, è fantastico questo fondotinta, ragazzi, se avete la pelle mista, grassa, ve lo consiglio perché è veramente bellissimo, a me fa una pelle eccezionale questo fondotinta. Poi invece come correttori avevo il mese di aprile l'Elf Hydrating Camo Concealer Satin Finish, che l'ho utilizzato parecchio, adesso vabbè, era sdraiato, però comunque l'ho utilizzato molto, e il Close Up di Nabla, che ho utilizzato un po' meno, semplicemente perché ho portato avanti quello del progetto smaltimento. Quindi allora vediamo un po'. Allora metto in utilizzo, visto che tanto che è un bel po' che è aperto e forse magari non ne manca neanche molto, vedete che comunque inizia a intravedersi l'interno, il beige 200 di questi correttori di Rocher che mi piacciono molto. E invece come concealer un po' più chiaro vado a scegliere questo. Vorrei utilizzare questo qui di Revolution, il Conceal and Define, che è nuovo, non so neanche se ve l'ho fatto vedere in qualche Get Ready. Questo è nella colorazione C1, quindi come correttori vado a mettere loro due. Poi non ho ancora scelto il primer. Allora, avevo in aprile questo qui, che l'avevo anche nel mese di marzo, lo Skin Trainer CC Blur, quindi adesso lo andiamo a mettere da parte, e come base metto questo qui di Astra, il Ritual Primer Matte Effect, base trucco perfezionante mattificante. Quindi seleziono lui per questo mese. Poi, già che siamo qui, selezioniamo la cipria, le ciprie. Nel mese di aprile avevo questa qui, bianca, di Essence, che avevo trovato nel calendario dell'avvento. Questa, vedete che l'ho anche bucata. E avevo in polvere libera questa qui di Yves Rocher, che mi piace tantissimo. E le metto via tutte e due perché voglio utilizzare altro. Allora, per il contorno occhi voglio andare a utilizzare la Brighten Up di Essence, che mi piace tantissimo questa cipria gialla qui. E poi nel frattempo mettiamo via queste. Per il viso voglio andare a mettere questa illuminante anche di Catrice, che ve l'ho mostrata proprio da pochissimo nel Get Ready With Me, mi piace molto, quindi comunque voglio andarla a usare. Però voglio poi andare a selezionare anche un'altra cipria, che se non voglio mettere questa che dà un effetto un po' più illuminante al viso, ne prendo una opaca e vado a mettiamo questa qua di Yves Rocher, questa. Eccola qua, che è della linea Zero Defoma, credo che sia nel formato, nel pack vecchio. Poi, già che siamo qui, andiamo nella sezione delle sopracciglia. Allora, per il mese di aprile avevo selezionato la l'Eyebrow Sculpt di Kiko, questa qui che è nella colorazione 05, comunque mi piace, però voglio mettere in utilizzo un altro prodotto, quindi la mettiamo via. E come gel trasparente avevo questo qui di Florence by Mills, che non ne manca tanto, quindi tengo lui, lo porto a termine perché credo che molto probabilmente in questo mese lo terminerò. E come prodotto per le sopracciglia vado a selezionare, no, volevo selezionare questo di Mulac nel pottino, perché non voglio che si secca, però visto che io nel mese di maggio inizierò a lavorare, piccola informazione così veloce, ho trovato finalmente lavoro e visto che lavorerò, cioè mi devo alzare presto, voglio un prodotto che sia veloce da mettere,
Quindi vado a mettere questa matita qua. Vado a selezionare la matita qui di Yves Rocher e basta. Quindi questi due prodottini, perché con la matita sono più svelta, sono più veloce piuttosto che utilizzare la pomata. Quindi metto loro due. Come primer occhi io avevo messo il glitter primer di NYX, che in pratica non l'ho mai utilizzato nel mese di aprile, quindi lo tengo ancora, lo metto sempre nella pochette qua di maggio, e avevo messo questo di Rocher, che anche questo l'ho utilizzato sì e no pochissimo, perché non lo uso sempre il primer occhi come anche il primer viso in pratica, quindi tengo ancora questo qui di Yves Rocher. Così almeno cerco di utilizzarlo e portarlo un po' avanti. Ok, credo che con questo cassettino abbiamo terminato. Ok, siamo arrivati alla sezione blush, terre e illuminanti. Allora, come prima cosa, avevo inserito come due prodotti in crema di Kiko, novità che avevo preso, cioè novità per me, lo Sculpting Touch e il Radiant Touch, quindi l'illuminante e il prodotto in crema qui per fare contouring, che devo dire che mi piace molto. Vediamo un po', l'illuminante lo metto via, mentre il prodotto per il contouring lo voglio tenere, che comunque è anche veloce da applicare e da sfumare, quindi questo lo voglio tenere. L'illuminante invece lo metto da parte per questo mese, quindi alziamo qui che lo metto dietro qui. Dovrò ridare una bella sistemata nei cassetti perché sto iniziando a non starci più con questi prodotti per il viso. Allora, invece, per quanto riguarda la terra, avevo selezionato della Mood Boost il Matte Bronzer nella colorazione 01. Questo qui l'ho utilizzato qualche volta, però adesso lo voglio mettere da parte, voglio utilizzare un altro prodottino e voglio mettere in utilizzo. Metto in utilizzo questo qui di Kiko che ho preso dell'Unexpected Paradise del bronzer 01 Warm Honey, questo bronzer enorme, bellissimo, mi piace tantissimo, quindi metto lui. Poi invece come blush avevo messo sempre della Mood Boost il Radiant Blush nella colorazione 03 Perfect Move, che appunto anche questo ogni tanto ho utilizzato, ma ho portato avanti tanto soprattutto i prodotti che ho nel progetto smaltimento, però comunque a volte anche questo l'ho utilizzato, ma lo mettiamo da parte e voglio andare a selezionare due blush, cioè voglio usare due blush. Ho voglia di usare allora questo nuovo che è il Butter Blush di Physicians Formula, il Plum Rose, che vi ho fatto vedere nel video Get Ready. Questo qui che è molto chiaro, però è molto carino e delicato. E poi vado a mettere il Cutie Love di Clio Makeup, che è appunto nuovo da quando l'ho ordinato, ancora non l'ho usato e ho voglia di utilizzarlo. È bellissimo questo colore, molto bello. E poi tanto ho anche il blush nella palettina di Astra che vi ho mostrato inizialmente. Poi, come illuminante, invece, avevo messo questo dell'Unexpected Paradise, il 01, che ho utilizzato tantissimo. E non so se vi vedete, qui c'è già un po' di fossettina perché prelevavo il prodotto sempre da lì. Quindi è un illuminante bellissimo. Lo mettiamo da parte e ne andiamo a selezionare un altro. Aiuto, non ci sto più. Andiamo a prenderne uno. Allora, vado comunque a selezionarmi questa di Dior. Ho voglia di utilizzarla, anche se ho messo la palettina di Astra inizialmente, però fa niente. Ogni giorno cambierò illuminante, però qua ho anche ho vasta scelta, ho comunque anche il blush qua luminoso, ho questo che si può utilizzare, che è un bronzer, diciamo, un blush bronzer luminoso, quindi voglio anche vedere un po' se
riesco a utilizzarlo sul viso questo o lo utilizzerò come ombretto, però spero di riuscire a utilizzarlo sul viso. Poi, allora, quindi credo che qui appunto abbiamo terminato, quindi posso chiudere questo cassettino che non mi si chiude più con questa cosa qua di Catrice. Ok. Allora, andiamo a scegliere. Ok, andiamo a scegliere il mascara che nel mese di aprile avevo messo il Better Than Sex nella versione mini. Mi piace un sacco questo mascara, mi piace tantissimo. E lo vado a sostituire con questo di Anastasia. Metto lui, poi ho comunque un mascara all'interno anche del progetto smaltimento, quindi comunque per ora metto questo di Anastasia e magari lascio anche ancora questo qui di Too Faced, così magari li alterno e vediamo di utilizzarli spesso. Poi avevo selezionato l'eyeliner di Anastasia Beverly Hills che effettivamente ho utilizzato solo una volta quando mi sono truccata di pomeriggio. Che quando eravamo a casa, perché comunque la mattina per me è impossibile mettermi l'eyeliner, già sono di corsa col bambino all'asilo, figuriamoci adesso che inizio a lavorare, quindi comunque lo metto via. Quelle volte che magari mi truccherò di pomeriggio, no, cosa che non credo che succederà a maggio perché lavorerò solo per ora solo di mattina fino alla sera, quindi cioè inizio la mattina fino a sera, poi magari ve ne parlerò in un video quando avrò le cose un pochino più dettagliate. Comunque l'eyeliner adesso lo metto via e non seleziono nessun eyeliner. Poi qua andiamo a selezionare le matite occhi. Allora, le matite occhi io ne ho selezionate 5 nel mese di aprile che ho utilizzato tutte tranne questa perché boh, mi sono dimenticata proprio di averla messa. Questa qui, la matita occhi di Neve Cosmetics, questa qua che è stupenda ed è gioia, è meravigliosa. Guardate che bella, quindi questa la tengo ancora nella make-up bag. Poi questa qua di Neve, ragazze, è bellissima, l'ho utilizzata molto quando mi truccavo appunto di viola, è choker, bellissima. Adesso metto via queste che sono appunto la matita marrone long lasting di Essence, la matita nera sempre di Essence e la matita verde di Astra. Le metto via tutte, vado a selezionarne altre. Allora, vado a seleziono di Yves Rocher della linea che vabbè, adesso non ci sono più queste matite qua, erano le matite colore vegetale. Vado a mettere questa qui che è la 01 Noir Ebène, che è questo nero con all'interno dei glitterini, però i glitterini sono proprio mini, impercettibili. La utilizzavo all'interno dell'occhio e mi durava tantissimo, quindi metto lei. Poi vado a mettere come matita marrone, seleziono questa qua di Avon che ho voglia di utilizzarla, della linea Color Trend, è la Dark Brown ed è questa. E credo che basta, non seleziono più nulla perché poi alcune le ho anche nella makeup bag, cioè nel progetto smaltimento prodotti. Avevo voglia di usare anche questa come amigdala, è bellissima, questa qua di Neve. Wow, metto anche Amigdala di Neve, che è questa qua. Mamma, è bellissima. È un pochino più calda rispetto a quella di Avon. Metto anche lei perché ho voglia di usarla. Va bene così, non metto né matita verde né matita blu. La viola ce l'ho nel progetto smaltimento, quindi magari porterò a termine quella. E di verde. Ma sì, dai, mettiamo anche una matita verde. Mettiamo questa di Essence, la Long Lasting Eye Pencil I Have a Green numero 12, che è questa. Ok, dai, mettiamo anche lei. Tanto a volte la verde la utilizzo, quindi. Poi, per quanto riguarda gli ombretti in crema,
Voglio selezionarli. Io avevo messo, scusatemi, se vedete le mie braccia davanti, avevo selezionato questi due di Kiko per il mese di aprile. Era comunque un marrone e un colore più chiaro. Qualche volta, ma giusto poche volte, l'ho utilizzati. Però voglio andare a mettere dei prodotti in crema perché se quelle mattine sono di fretta, metto un prodotto in crema sugli occhi e sono pronta, però voglio mettere colori un pochino tranquilli, nel senso non vado a mettere di certo un viola. Allora, vado a mettere questo qui di Pupa Vamp, che è il, vediamo, il 200, questo perché è bellissimo, questo su tutta la palpebra con un po' di mascara, tanto mascara e una matita nera all'interno dell'occhio, il look è fatto. Metto lui e vado a mettere anche questo qui di Clio che è Frappé Rosé, che è bellissimo, quindi anche questo tutto a palpebra mobile, mascara e via. Quindi metto questi due qua, così ne utilizzo un po', soprattutto quelli di Clio che non li ho ancora usati, da quando, cioè li ho usati proprio poco da quando li ho presi. Ok. E nulla, avevo inserito in quella di aprile un ombretto mono di Kiko che un paio di volte ho utilizzato, questo colore è meraviglioso. Vado a mettere questo qui di Vrochet che è il Beige Racine Matte 05, che è ottimo per la piega dell'occhio, quindi magari anche quando utilizzo quelli in crema posso prima magari fare giusto così veloce, mettere questo un po' nella piega dell'occhio se nel caso voglio, quindi lo prendo, metto questo, credo che metto solo lui, sì, metto soltanto lui, ok, e quindi qui possiamo anche chiudere. Allora, cassetto labbra, avevo come tinte labbra avevo deciso di mettere questa qui della Maybelline, la Super Stay Matte Ink nella colorazione Dreamer, un paio di volte l'ho utilizzata, mi piace, quindi comunque però la voglio mettere da parte perché qua sarà un problema perché avrò la mascherina tutto il giorno e non so effettivamente cosa andare a inserire. Allora, vado a mettere della Ever, che sono nuovi e ancora non li ho usati come vorrei. Questo è lo 02. Questi si fissano molto sulle labbra, quindi adesso li metterò poi alla prova con la mascherina e quindi poi vi darò una recensione. Il matitone di Astra, questo qui nel numero 27, che è molto molto chiaro. Infatti non lo usavo da solo, ma lo utilizzavo con altri rossetti, però comunque l'ho usato, lo metto da parte. Mi piacciono perché comunque si fissano comunque sulle labbra e quindi anche sotto la mascherina mi piacciono. Le matite labbra e i matitoni mi piacciono molto sotto la mascherina. Ne vado a selezionare un altro, seleziono sempre un altro matitone di Astra. Questo è abbastanza scuro. Allora, ho deciso di mettere il numero 08 di Astra, che è questo qua. Avevo selezionato due matite labbra. Avevo messo questa di Neve, che è Orchidea, che forse l'ho usata una volta sola. E invece ho utilizzato con molto piacere la Contour & Glide Lip Liner di Trendy Dup, che è questo colore molto carina e si fissava molto bene sulle labbra questa matita qua, però adesso le vado a cambiare e vado a mettere questa di Nabla della linea Close Up Lip Shaper, che è questa qua ed è nella colorazione Nude 4, questa devo farci anche la punta, e poi vado a mettere questa qua di Kiko, che anche a questa devo fare la punta, che è la 300, la 318 della linea Creamy Color Comfort Lip Liner, eccola qua. Allora, poi ho deciso di selezionare il di Fenty Beauty Teach della linea Mademoiselle, che è bellissimo, questo
Mamma, è stupendo questo colore, ho voglia di utilizzarlo. Passiamo al reparto sotto. Qua invece di rossetti vado a mettere via quelli che avevo messo nel mese di aprile, che sono i due Cream Last di Mulac, bellissimi, quindi li andiamo a mettere al loro posticino. E andiamo a prendere, allora vado a prendere uno di Huda, vediamo quale dei due prendiamo. Girl's Trip, che è bello chiaro, mettiamo lui. Poi volevo andare a mettere un altro colorino, magari il rossetto un po' più sul marroncino. Vediamo questo. Andiamo a sceglierne uno magari di Kiko. Ok, sì, prendiamo lui, che è il numero 302 della linea Velvet Passion, che sono dei rossetti che mi piacciono tantissimo. Quindi direi che andiamo a mettere lui. E credo basta. Ho voglia di mettere anche questo rossettino qui, che è il 315 delle Velvet Passion, che è questo. Questo malva qui è bellissimo. Guardate che bello, è stupendo. Sì, mettiamo anche lui. Poi avevo selezionato un gloss di Nabla, il Shine Theory Lip Gloss, e lo metto via, qualche volta l'ho utilizzato ma non sotto ovviamente la mascherina, quindi qui in casa quando magari giravo qualche video, quindi adesso lo tiro via e non seleziono nessun lip gloss, perché appunto utilizzando tutti i giorni la mascherina, se poi nel caso lo voglio mettere quando giro i video, lo prendo direttamente dal cassetto dei lip gloss, quindi questo lo mettiamo da parte, purtroppo. Poi come spray invece per il viso, andare a settare il viso, avevo questa nel mese di aprile, che è di Essence della linea Power Is, che comunque ho utilizzato, mi piace molto sia il profumo che lo spray, però la voglio alternare a quell'altra che ho, che è questa di Kiko, che mi è stata regalata dalla mia amica Maria Assunta, il Prime and Fix, che anche questo mi piace un sacco, tantissimo il profumo e soprattutto anche l'erogatore mi piace molto, quindi visto che ho soltanto questi due come primer fissanti, cioè come fissatori makeup, scusate, vado li vado ad alternare, quindi questo mese andiamo a usare questo qui di Kiko. Ok, questo è quello che abbiamo selezionato per il mese. Adesso vado a inserire tutto nella makeup bag, che adesso è vuota. All'interno ci è rimasto soltanto, che ovviamente lo tengo sempre, questa spugnetta qui che serve per pulire i pennelli a secco, e poi di Sephora, e poi vado a tenere sempre il lip scrub di Kiko, che appunto ogni tanto lo vado a utilizzare. Non mi fa impazzire molto il sapore, però comunque è pratico come scrub e ogni tanto lo vado a usare prima di iniziare a truccarmi, quindi loro sono sempre fissi appunto nella makeup bag. Ragazze, avete visto che ci è stato tutto in questa bag qui? È spettacolare perché non è enorme, non è troppo ingombrante, però veramente è capientissima. Quindi ci sono state anche le palette del Vuca La Cialda. Ho messo tutto qui, quindi makeup bag del mese di maggio pronta. Io spero di avervi fatto soprattutto compagnia con questo video, spero che vi sia soprattutto anche piaciuto. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!